Ciao a tutti e benvenuti sul canale e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi voglio parlare, come da tantissime vostre richieste, del mio letto. Il letto in questione, che avete visto in tantissimi post su Instagram, è un letto del brand Oggioni. Dunque, il mio letto è in particolar modo il modello Fanny. Il modello Fanny, come potete vedere, con la testiera imbottita, è interamente. Ora faccio un video un po' in movimento giusto per farvi vedere tutto quanto bene il letto e praticamente tutto il resto rivestito in questo modo. Perché ho scelto un letto Oggioni? Intanto vi lascio così, in modo e maniera che voi possiate appunto vedere la bellezza di questo letto, ma soprattutto la funzionalità di questo letto. Allora, ho scelto un letto Oggioni. Questo è il mio secondo letto Oggioni, perché uno l'ho a casa al mare. Diciamo che tra le varie case che producono letti di un certo livello, mi sono affidata ad Oggioni per diverse ragioni. Mi sono affidata a tento di appoggiarvi, ok, così magari vedete riuscite a vedere il tutto. Ecco, riuscite a vedere? Ecco, mi sono affidata ad Oggioni proprio anche per questo secondo letto, perché con il primo letto, che era un letto con la struttura in ferro battuto rivestito nei laterali, mi ero trovata particolarmente bene. Questo letto qua, che oggi voi vedete, vestito tra virgolette da un copripiumino Oggioni, di cui ho lasciato anche le foto su Instagram e di cui vi lascerò comunque sia una foto come anteprima del video. È un letto che è leggermente più grande rispetto al letto tradizionale. È un letto contenitore. Come potete vedere, il contenitore sotto, in un video successivo, poi ve lo farò vedere diffusamente nella parte proprio del contenitore, è un contenitore leggermente più basso rispetto ai tradizionali contenitori. Questo perché? Perché Oggioni dà la possibilità di avere un contenitore più basso qualora si voglia il letto rialzato dal pavimento, quindi in modo e maniera da poterci far stare, che so, nel mio caso vi sposto, ecco, ad esempio un tappeto. Io l'ho fatto non tanto per quanto riguarda l'esigenza del tappeto, ma quanto per l'esigenza di pulire al meglio sotto. Vi risistemo qua. Per quanto riguarda i dettagli, insomma, di questo letto, il letto è un letto appunto Oggioni, materasso Oggioni, e molto spesso esistono varie promo con cui viene venduto questo letto. Quindi letto più materasso con parure copripiumino, ma quelli sono, diciamo, varie opzioni che via via vi si andranno a presentare qualora voi scegliete un letto di questo brand. Allora, i costi non sono costi piccoli, perché sicuramente ci sono tantissimi letti contenitore che costano molto, molto, ma molto meno. Diciamo che un letto di questo genere ha un prezzo che supera, secondo me oggi, ora io non ricordo esattamente, i 2000 euro. Perché ho scelto di spendere così tanto per un letto? In realtà per due letti, perché è il secondo che compro, proprio perché Oggioni dà la possibilità
di fare tutta una serie di cambiamenti, di cambiare faccia al vostro letto qualora voi ne abbiate voglia e ne abbiate anche l'esigenza. Mettiamo caso che si abbiano dei bambini piccoli, che questi bambini piccoli vadano accidentalmente a sporcare il tessuto, del letto, tessuto che a me era stato detto appunto lavabile. Io devo dire la verità, non l'ho mai smontato per andarlo a lavare, ma vi posso assicurare che comunque sia io l'ho lavato con un detergente neutro, con una spugnetta, non fregando pesantemente, e il letto è risultato praticamente perfetto. Questo consente di andare a cambiare faccia al vostro letto e di avere un letto diverso ogni volta che voi ne avete voglia o che vi si presenta l'esigenza. Oggioni vi viene incontro in tantissime cose, quindi non solo nella dimensione del cassettone più alto o più basso, ma anche ad esempio nei piedini del letto. Questo letto, quando l'avevo visto io, aveva i piedini, ad esempio, in legno. Io li ho fatti mettere, li ho fatti cambiare, li ho fatti sostituire e li ho fatti mettere in questo colore che più si addice al mio arredamento. Inoltre, quello che mi piace tantissimo è innanzitutto il materasso che vi viene fornito, perché, come dicevo prima, molto spesso ci sono tantissime promo, e soprattutto la possibilità di andare attraverso il sito di Oggioni a simulare quello che è il vostro letto con il rivestimento che voi potreste andare a scegliere. Inoltre, la cosa, ovviamente, cui bisogna essere fortemente appassionati di biancheria, a seconda del vostro modello di letto, a seconda dei vostri colori del letto, c'è la possibilità di andare ad abbinarvi tutta una serie di parure copripiumino, che possono essere utilizzate come parure copripiumino in questo caso. Ovviamente, cuscini grigi che voi vedete sono cuscini d'arredo fatti da me a parte, che ho voluto appunto andare a mettere, ma si ha la possibilità quindi di andare a vedere come il vostro letto, qualora scegliate un tipo di biancheria, si possa abbinare al letto. Inoltre, quello che vi volevo dire, la possibilità appunto di fare questa simulazione, la possibilità appunto di avere diverse fantasie, diverse misure, perché mi sembra che le parure copripiumino vengano fatte in due differenti misure, così come la misura del letto, perché ripeto, questo è un letto più grande rispetto al letto ai letti tradizionali. Ancora, che cosa vi volevo dire? Hanno una durata infinita, perché considerate voi che io questo letto l'ho praticamente da 4-5 anni ed è praticamente nuovo. Quello che ho ca a casa al mare l'ho da 10 anni ed è fantastico. È un letto praticamente quello in ferro battuto e ovviamente io, essendomi trovata bene con un primo letto di questo brand, ho deciso di acquistarne un altro perché per me è importante investire. Ovviamente poi questo varia in base alle varia in base, alle vostre possibilità, ma per me è importante, preferisco spendere una cifra di un certo tipo, anche magari una cifra consistente, ma avere la certezza di avere un letto valido, un letto dove non si staccano continuamente le doghe, perché io ho dormito in alcuni letti dove 3x2 le doghe venivano giù e si staccavano, pezzi di letti contenitore che comunque sia non tenevano, perché un discorso è che il letto lo si veda praticamente sulla rivista, lo si ordini, poi quando si arriva a casa, quando arriva a casa è tutt'altra, cioè non che sia tutt'altra cosa da un punto di vista pulizia
puramente esteriore, ma dal punto di vista dei materiali con cui viene fatto. Questo letto è dotato, è curato in ogni minimo dettaglio e si ha la possibilità poi di personalizzarlo con tutta una serie di accessori. Ad esempio, io ho anche la guaina copridoghe. Ci sono tantissimi modi per poter personalizzare il letto e si ha soprattutto la possibilità di poter cambiare, che so, in base alla stagione, la faccia proprio del letto. Ed è questo che a me ha convinto particolarmente nell'acquisto di un letto di questo tipo, ma più che altro il fatto di dire compro un letto, è un letto che mi dura nel tempo, un letto nel quale io investo dei soldi e questi soldi sono certa che sono soldi ben spesi, che sono soldi che nel senso spendo una volta e sto poi in pace, tra virgolette, per un bel po' di tempo. Il materasso io lo giro ogni 2 o 3 mesi, lo giro dai diversi, sia sottosopra quanto la parte dei piedi, la giro dalla parte della testa, ma devo dire che non è saltato assolutamente niente. Il materasso si presenta intatto, integro, perfetto, eccezionale. Vi viene dato, a me appunto era anche stato dato un piumino, perdonatemi, indicato appunto per una mezza stagione, con il quale io mi sono trovata benissimo. Ad esempio, adesso all'interno ho un piumino che non è Oggioni, è un piumino più pesante, ma sta benissimo ugualmente. Voglio farvi poi una serie di video dedicati sempre alla biancheria per il letto e mi vedrete altre volte, quindi tirare fuori il brand Oggioni perché io trovo che abbiano dei tessili che assolutissimamente non sono a buon mercato, ma sono dei tessili che voi lavate e rilavate e vi durano nel tempo, cioè anche quelli sono degli investimenti, perché io sono una che dice, penso, è inutile avere 100 copri piumini e poi quando si lavano comunque si sono, diciamo, perdono colore, il colore comunque sia non resiste, non sono perfettamente tagliati, non sono diciamo perfetti, ecco, in questo caso qui. Inoltre, vi posso assicurare che è molto interessante la possibilità appunto di andare a creare acquistando ovviamente dei tessili Oggioni, abbinandoli al proprio tipo di letto, simulare la cosa e andarlo poi a arricchire e ad impreziosire con tutta una serie di accessori, quindi cuscini, cuscinoni. Questo sta al vostro gusto, ma io vi posso assicurare che assolutissimamente se andate ad investire una somma in un letto di questo tipo, di questo brand, non ve ne pentirete. Tantissime volte mi è stato chiesto, soprattutto su Instagram, di che brand fosse il mio letto, se lo consigliavo e così via. Io lo consiglio assolutissimamente. Ovviamente sta a voi valutare le vostre esigenze e scegliere se volete un contenitore più alto, più basso. Ad esempio, il mio è in questo caso, in questo letto, è un contenitore più basso proprio perché ho voluto mettere sotto un tappeto, quindi voglio avere la possibilità di poter spostare il tappeto, andare a lavare, andare
andare a pulire. Quello che ho nella casa al mare, ad esempio, è al contenitore più alto, si passa sempre sotto in questo caso, ma ha una struttura diversa, tale per cui io non sono andata a mettere il tappeto sotto, riesco a passare a pulire ugualmente sotto, ma non sarebbe stato possibile in quel caso andare a mettervi un tappeto. Quindi per tutte quelle che mi hanno chiesto se consiglio o meno un letto di questo brand, assolutissimamente. Ovviamente non è un brand low cost. In questo caso anche il copripiumino è del brand Ogioni, che voi potete utilizzare in inverno come un tradizionale copripiumino oppure in estate utilizzarlo, perché sono proprio bellissimi, sono uno più bello dell'altro come lenzuolo barra copriletto, quindi vi fa proprio da arredo, ecco, sono dei tessili che arredano. Quindi la prossima volta vi vorrò far vedere magari gli altri tessili che ho del brand Ogioni, e vi farò vedere il letto contenitore come io l'ho organizzato. In realtà nel mio letto contenitore ci sta solo della gran biancheria, perché io sono una patita, quindi vi vorrò far vedere la facilità con cui si alza il letto, la possibilità che si ha praticamente di andarlo, come andarlo a pulire. Vi farò vedere appunto il materiale di cui è fatto sotto, perché non ho da insegnarvi nulla su come si pulisce assolutissimamente il letto. Vi farò vedere gli altri tessili Ogioni, magari abbinati differentemente, dandovi qualche spunto. Io vi ricordo sempre che io sono un po' per la politica chi più spende meno spende. In questo caso io sono fierissima e contentissima di aver scelto un letto di questo tipo, e la possibilità poi di poter cambiare, magari, che so, una voglia di cambiare le tende, cambia tutto, magari, che so, vuole cambiare l'armadio, vuole cambiare il tappeto, può cambiare anche il rivestimento del letto. Ovviamente anche quello ha un costo, perché non è che ve lo regalino, però sono cose che vi durano, ecco, io oserei dire in eterno. Detto questo, io spero di esservi stata utile. Per qualunque dubbio o domanda, scrivetemi sotto tra i commenti. Non appena vi sarà possibile, io vi rispondo più che volentieri. Detto questo, vi ringrazio. Un bacio a tutti, alla prossima!